trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecom Piemonte. Benvenuti ad un nuovo appuntamento post pandemia con i programmi dell'accesso RAI a cura del Corecom Piemonte. È un piacere con noi avere il presidente Alessandro De Cillis, presidente del Corecom Piemonte e coordinatore dei presidenti nazionali del Corecom. Grazie presidente per essere con noi questa mattina. E con noi anche il vicepresidente Gianluca Nargiso. Grazie vicepresidente. Oggi riprendiamo i programmi dopo questo periodo di stacco, di chiusura dovuta alla pandemia, quindi è un piacere rivederci di presenza. Buongiorno a voi. E i programmi dell'accesso RAI previsti da una legge ben precisa, ecco, a chi sono rivolti e in cosa consistono questi programmi dell'accesso? Bene, buongiorno innanzitutto Germana Zuffanti. Sì, il Corecom torna finalmente, riapre questa finestra rivolta al terzo settore e alle associazioni. È un'opportunità veramente unica e importante per dare voce a tutti coloro che si impegnano in forma gratuita per offrire dei servizi socialmente utili che sono veramente necessari. I programmi per l'accesso sono totalmente gratuiti, chiaramente per tutti quelli che aderiscono al bando. E quindi riprendiamo questa fase di programmazione e siamo ben contenti di essere qui per dare avvio a una nuova stagione di registrazione. Grazie Presidente. Il Corecom si occupa, Piemonte, si occupa, così come i Corecom nazionali, lo ricordiamo, si occupa di attenzione nei confronti del territorio, tutela dei minori, tantissimi temi che toccate, media, attenzione anche alla parità di genere. Ecco, un ruolo importante il Corecom ce l'ha con le conciliazioni. Di cosa si occupa il Corecom con riferimento alle conciliazioni? Beh, in particolare il Comitato Regionale per le Comunicazioni, che è un organo funzionale dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, incardinato all'interno del Consiglio regionale, è maggiormente conosciuto, oltre a tutte le attività che lei, dottoressa Zuffanti, ha citato, per il servizio di conciliazione. È un servizio utile e necessario che offre al cittadino la possibilità di ottenere indietro dalle compagnie di comunicazione quello che è loro dovuto. Grazie Presidente. Vicepresidente Gianluca Nargiso, visto che ci occupiamo molto di conciliazioni e definizioni con il Corecom, ecco, qual è esattamente l'iter di cui come dire, si cura il Corecom? Allora, le conciliazioni vengono attivate a distanza di una persona fisica o di una società che ritiene di avere dei problemi con la propria compagnia telefonica o il gestore di Pay TV. Quindi bisogna andare sulla piattaforma dedicata accedendo dal sito internet del Corecom Piemonte, caricare una domanda e in tempi davvero veloci, sul mese anche meno, si attiva questo confronto con la compagnia telefonica. Questo confronto è finalizzato ad una conciliazione, quindi la conciliazione può portare, come porta in un numero molto elevato percentualmente di casi, all'ottenimento di quelle che sono le ragioni della parte stante. Questo è l'iter delle conciliazioni, quindi rimborsi, storni, indennizzi per intenderci. Qualora invece non si raggiunga un accordo, l'istante ha 3 mesi di tempo, se lo ritiene, altrimenti può andare in causa, in alternativa, per proporre domanda di definizione. Quindi in questo caso il Corecom, che in primo grado nella fase delle conciliazioni offre un tavolo di confronto, nella fase delle definizioni il Corecom, qualora le parti non trovino un accordo, cosa che è possibile anche in fase di definizione, che avviene in un largo numero di casi, il Corecom arriva a decidere, quindi emette un provvedimento amministrativo che stabilisce se appunto l'istante ha torto piuttosto che ha ragione, perché potrebbe avere ragione anche la compagnia telefonica in caso di fraintendimento di quelli che sono i diritti posti in essere. Questo è molto importante per chi ci ascolta, perché molto spesso non sono conosciute le funzioni del Corecom. Par condicio anche nella comunicazione politica. Il Corecom come si comporta? Il Corecom è
tenuto ad assicurare la parità di condizioni nell'accesso ai mezzi di informazione di massa in occasione delle tornate elettorali. Quindi vigila affinché ci sia il rispetto del pluralismo e il rispetto di tutte quelle che sono le normative vigenti che vogliono assicurare un confronto leale e corretto tra tutte le forze politiche che si propongono chiaramente alle tornate elettorali. E quindi riceve segnalazioni o svolge un'istruttoria nei casi. Grazie molte vicepresidente, io ringrazio il presidente per questa pillola di informazioni Corecom. Al prossimo appuntamento. Sono Marco Fassero, sono il presidente del coordinamento regionale del Piemonte del volontariato di protezione civile, nato il 28 marzo 2011. Il coordinamento regionale coinvolge 8 coordinamenti, perché ci sono 8 province in regione Piemonte, per un totale di circa 10.200 volontari. Questi volontari appartengono a 460 associazioni e o gruppi comunali. Il coordinamento regionale si innesta nel sistema di protezione civile al quale fanno parte l'ANPAS, quindi le pubbliche assistenze, la Croce Rossa, l'Associazione Nazionale Alpini, l'Associazione Nazionale Carabinieri e l'Antincendi Boschivi. È un sistema di protezione civile, direi, all'avanguardia. In questi ultimi 2 anni abbiamo fatto circa 200 attività fra emergenze, formazione, supporto alle attività richieste da Regione Piemonte. Non ultimo è il servizio che stiamo dando ormai da 9 mesi per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Dall'inizio della pandemia ad oggi contiamo circa 5.500 volontari che hanno dato il proprio tempo e il loro contributo per attività di supporto non solo logistico ma anche alla popolazione, quindi servizi del tipo consegna cibo, consegna farmaci, eccetera. Questi volontari hanno prodotto circa 60.000 ore uomo. I volontari si sono formati soprattutto su 2 attività principali, emergenziali. Una è l'assistenza alla popolazione e la seconda è gli interventi idrici, quindi alluvioni. Tutti i volontari sono formati, sono specializzati. Ci sono almeno 25 specializzazioni della segreteria di campo alla telecomunicazioni, i logisti che montano le tende, le smontano, tensostrutture, esperti in motopompe, quindi eventi idrici. Nessuno va sul campo in modo improvvisato. Il coordinamento regionale, oltre a queste squadre specializzate, ne ha anche altre che sono cosiddette le squadre internazionali. Abbiamo un modulo TAST, è un modulo di assistenza a popolazione internazionale, gli operatori conoscono anche le lingue perché questo è necessario. Abbiamo l'HCP, quindi High Capacity Pumping, dove uomini, mezzi e materiali sono di elevata specializzazione per quanto riguarda la capacità di pompaggio per aree direi molto importanti, molto pesanti come volumi di acqua. Abbiamo il supporto logistico l'MT2, l'MT2 è un modulo sanitario internazionale, è un ospedale da campo con sale operatorie, posti per degenze. In questo momento l'ospedale da campo è in Mozambico perché circa un anno e mezzo fa c'è stata quella mega tromba d'aria che ha annullato quasi tutto l'ospedale di Beira. Il coordinamento regionale è sempre alla ricerca di volontari. Il cittadino che vuole iscriversi si deve iscrivere presso un'associazione oppure un gruppo comunale. Basterebbe che comunicare a questa email stampa@coordinamentopiemonte.it e verrete orientati alla più vicina associazione vicino a casa vostra. Noi ci siamo, ci saremo sempre, siamo per la nostra popolazione, mettiamo a disposizione il nostro tempo e la nostra voglia, la nostra specializzazione per i nostri concittadini. Quindi state tranquilli, noi ci siamo e cercheremo sempre di migliorare le cose in futuro. Bene, detto questo desidero salutarvi con il nostro motto Never Give Up, che dall'inglese significa mollare mai.
Alla prima attivazione per l'emergenza Covid, l'organizzazione di volontariato ANPAS Piemonte è operativa su tutto il territorio regionale, con 10.000 volontari e volontarie, equipaggi e mezzi di soccorso. A livello nazionale siamo arrivati, appunto, dopo i primi 4 mesi con 101.000 giornate uomo di lavoro fatto da parte dei volontari. Quando parliamo di servizi svolti durante l'emergenza non intendiamo esclusivamente il servizio sanitario. Tutta una serie di attività che non sono proprie dell'ANPAS, ma sono nel DNA comunque dell'ANPAS, perché la nascita, tanto per ricordare come nascono le pubbliche assistenze, nascono dalle società di mutuo soccorso che facevano non solo sanitari ma facevano anche questo tipo di attività. Gli ambiti di intervento sono stati diversi, dal soccorso in emergenza all'ospedalizzazione dei pazienti contagiati da coronavirus, alle dimissioni verso le abitazioni e strutture. Questa è una barella biocontenimento utilizzata per i trasferimenti in ambulanza e o trasferimenti all'interno dell'ospedale per pazienti positivi a patologie virali batteriche. Funziona tramite un motorino che crea una pressione negativa all'interno della barella, così da proteggere dagli agenti patogeni il personale sanitario e l'ambiente circostante. ANPAS ha messo a disposizione dell'azienda sanitaria Città di Torino volontari e 2 camper, uno di ANPAS e l'altro dell'associata Croce Verde Torino, per l'esecuzione di tamponi a domicilio. Io mi sono voluto fermare qua nonostante la paura del Covid che avevamo tutti, perché sapere di dare una mano alla gente è una delle cose più belle che possono succedere. È stata completamente diversa da quello che era la gestione delle emergenze che abbiamo vissuto in passato, dai terremoti alle alluvioni. Abbiamo imparato molte cose, soprattutto uno spirito di collaborazione tra le varie associazioni, tra gli enti e con le varie figure che erano preposte all'emergenza. Ringraziamo i cittadini, le aziende e gli enti che ci hanno permesso di implementare il nostro parco auto e di reperire gli ulteriori dispositivi di protezione individuale. Il nostro gruppo giovani è formato da 15 di ragazzi, tutti intorno ai 18-20 anni. Ci siamo occupati della consegna farmaci e spese per gli anziani. Alcuni giovani di None hanno chiesto di aderire ai nostri progetti e di entrare a far parte del gruppo giovani. I nostri volontari sono stati impegnati nella sorveglianza sanitaria all'interno dell'aeroporto Torino Caselle per la misurazione della temperatura corporea dei passeggeri. Abbiamo inoltre garantito la copertura di postazioni telefoniche al numero verde sanitario regionale 819 2020 per dare informazioni ai cittadini sulle misure da adottare per fronteggiare in maniera corretta la situazione relativa all'emergenza coronavirus. Ne siamo stati tanti, ci siamo aiutati e abbiamo fatto tanti servizi. Io ringrazio tanto la Croce Verde perché mi ha insegnato veramente tanto, sia a livello lavorativo che a livello caratteriale. Grande impegno anche della Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, nella gestione in particolare delle risorse sul territorio, nell'aiuto delle associazioni per le pratiche relative alla richiesta di benefici di legge. ANPAS è stata presente inoltre all'interno dell'unità di crisi della Regione Piemonte. Poter aiutare il prossimo, poter dare una mano è quello che più mi piace fare. E mi basta anche solo la gratitudine che mi appaga e ripaga al 100% degli sforzi che ho fatto. Grosso impegno dei volontari è stato anche tutta la campagna di monitoraggio, tamponi e test sierologici, sia nel supporto logistico che nelle attività di coordinamento. Verso fine dell'emergenza, speriamo che sia la fine, il grosso impegno è rivolto invece ai centri vaccinali, quindi supporto sanitario e logistico. Una parte di attività è svolta all'esterno e riguarda l'accompagnamento delle categorie fragili ai centri vaccinali o all'accompagnamento dell'equipe sanitaria per le vaccinazioni a domicilio. Il rendersi utile in un momento di emergenza come questo è stato un'esperienza che ci ha fatto crescere in tutto e per tutto. Raccomandiamo a tutta la cittadinanza e soprattutto ai volontari, che poi se ricomincia dovranno intervenire, di stare attenti. Raccomandiamo le famiglie, facciamo in modo che tutto continui a essere come è stato finora, cioè con una somma attenzione nei confronti di tutti, e speriamo di riuscire nel prossimo futuro a ritornare a una vita normale. Buongiorno.
Mi chiamo Andrea Vieti, sono il vicepresidente di un'associazione che si chiama Senza Limiti, è un'associazione sportiva dilettantistica. Il nome è nato è un'associazione che è volta tutta allo sport per disabilità intellettiva. Il nome è nato proprio per la nostra finalità, ovvero di non mettere limiti a quello che possono fare i ragazzi con disabilità intellettiva. Il nostro principale obiettivo è quello dell'integrazione. L'integrazione che viene nominata tante volte, in realtà noi ci crediamo molto. L'integrazione è quella spontanea, non l'integrazione quella forzata. L'integrazione dove il volontario, perché noi siamo un'associazione tutta di volontari, ha proprio piacere di passare del tempo assieme a questi ragazzi e viceversa, perché questi ragazzi danno molto. Io personalmente lo faccio da 26 anni, e tutti i volontari della nostra associazione hanno un'esperienza di tantissimi anni ed è, devo dire, molto piacevole stare con loro. Gli sport che facciamo sono al momento 15, nuoto, calcio, bocce, judo, tennis. Da settembre inizieremo sport nuovi perché appunto il nostro nome Senza Limiti è proprio la possibilità di provare anche cose nuove, quindi inizieremo con la scherma e con la propedeutica alla box. Sono tutte cose che possiamo fare grazie al contributo di altre associazioni che ci vengono incontro sempre gratuitamente e danno degli spazi sia di tempo che di luogo fisico per fare le nostre attività. Le associazioni che ci stanno supportando ci stanno dando la possibilità di fare esperienze tipo rafting subacquea, voli in aereo, canoa, kayak, tantissime cose, tantissime esperienze. La nostra associazione si occupa molto del passatempo per i ragazzi disabili. Facciamo gite, facciamo feste, ma non solo. Tutto l'allenamento sportivo che facciamo è mirato poi ad andare a fare delle gare che vengono fatte da enti come Special Olympics o piuttosto che la FISDIR, Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale, piuttosto che la WISP, che organizzano gare inclusive. Quindi inclusive e tra le varie, sia a livello regionale, nazionale, ma anche mondiale. Alla fine i nostri ragazzi viaggiano molto, con la nostra associazione hanno possibilità di passare veramente tanto tempo impegnati. Il discorso principale che volevo trattare adesso è quello del volontariato. Il volontariato è una cosa importantissima, soprattutto in questo periodo dove scarseggia il lavoro, ma alla fine bisogna pensare anche un po' che non c'è solo lavoro, che bisogna dedicarsi un po' agli altri, a quelli che hanno magari qualche difficoltà in più. Non parlo solo dei disabili, ma parlo di tutte le forme di volontariato. Noi siamo tutti volontari e chiediamo alle istituzioni che ci stanno dando, le circoscrizioni, Comune di Torino, e ci stanno dando un sacco di supporto perché ci danno gratuitamente le palestre, le piscine e tutti gli spazi per allenarci. Chiediamo un supporto ancora più importante per supportare proprio queste forme di volontariato, perché i ragazzi sono tanti, adesso sono quasi 100, ma stanno aumentando a dismisura e quindi se non abbiamo gli spazi per fare le attività diventa difficile accogliere gente nuova. Vi rubo ancora un secondo per dire che noi siamo alla ricerca di una sede dove mettere l'associazione per far ritrovare i nostri ragazzi, farli divertire insieme e stare insieme per passare delle giornate non solo sportive, ma delle giornate che possono essere inclusive per tutti. E quindi l'invito è per tutti di venire a trovarci, di venire a salutarci. Il 3 luglio saremo ad Avigliana, una gara di acque libere, e venite a trovarci lì.
Buongiorno, sono Luca Nave, il segretario generale della Federazione Malattie Rare Infantili. La federazione comprende 14 associazioni di volontariato che si occupano di alcune specifiche malattie rare. Ricordo che quando parliamo di malattie rare parliamo di circa 8.000 patologie che all'interno dell'Unione Europea colpiscono in media 5 persone su 10.000 abitanti, quindi in media una persona su 2.000. Uno dei problemi maggiori di queste malattie riguarda proprio la loro rarità, nel senso che proprio a causa di questa, del fatto che colpiscono poche persone, questi pazienti incontrano notevoli difficoltà innanzitutto ad ottenere una diagnosi, ovvero a scoprire qual è la causa della loro patologia, perché se non si scopre la causa è estremamente difficile impostare un percorso terapeutico. Noi all'interno di questa federazione ci occupiamo fondamentalmente di ricerca e di cura delle malattie rare che colpiscono soprattutto i bambini. Ricordo che l'80% di queste malattie rare sono di origine genetica, quindi organizziamo in collaborazione con l'ospedale infantile Regina Margherita di Torino 5 borse di studio che sono rivolte fondamentalmente a giovani medici, ricercatori e assistenti sociosanitari che si occupano appunto di seguire queste famiglie a 360 gradi. È importante impostare una cura cosiddetta biopsicosociale, perché le malattie rare non colpiscono solamente il corpo malato, nel senso che al di là del problema che vi dicevo della diagnosi e quindi della terapia schiettamente biologica organica, molto spesso coinvolgono l'intero nucleo familiare e quindi comportano notevoli problemi di ordine psicologico e di ordine sociale o socio-assistenziale. Quindi all'interno della nostra federazione abbiamo anche organizzato un centro di ascolto che si chiama Incontrare, dove offriamo ovviamente a titolo gratuito alle famiglie di questi piccoli pazienti un'assistenza proprio per andare ad affrontare le numerose problematiche che nascono all'interno delle famiglie, dei nuclei familiari che hanno appunto origine psicologica ma anche da un punto di vista sociale, ovvero riguardano l'ambito lavorativo e l'ambito scolastico. Quindi quello che cerchiamo di fare è proprio quello di fornire un'assistenza globale al piccolo paziente e ai loro familiari. Inoltre all'interno di questa federazione diamo un'importanza fondamentale alla sezione della sensibilizzazione della popolazione e delle istituzioni, proprio perché questi pazienti apparentemente sono pochi, nel senso che una malattia rara può colpire un numero esiguo di persone. Il fatto è che se mettiamo insieme tutte queste persone i numeri non sono così bassi, nel senso che all'interno della regione Piemonte il registro dei pazienti con malattia rara comprende circa 32.000 persone. In Italia si stima che abiterebbero 700-800 mila persone, quindi i numeri non sono così esigui. Quindi il nostro obiettivo è proprio quello di sensibilizzare la popolazione, ma soprattutto le istituzioni politiche, affinché organizzino delle politiche sanitarie che siano attente ai problemi di questi pazienti, onde evitare fenomeni di discriminazione e di abbandono terapeutico. Infine è molto importante sottolineare la nostra azione di sensibilizzazione all'interno delle scuole della regione Piemonte, nel senso che ogni anno organizziamo dei corsi di formazione rivolti sia agli allievi sia ai docenti, dedicati fondamentalmente a tematiche che hanno a che fare con la diversità e con la disabilità. In particolare quest'anno abbiamo organizzato diversi corsi di formazione dedicati alla tematica del bullismo, visto che molti dei nostri piccoli pazienti affetti da malattia rara subiscono purtroppo delle azioni di bullismo che devono essere assolutamente evitati, perché creano un problema nel problema. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e buongiorno a tutte e a tutti. Grazie. I programmi di Rai 3 riprendono ora a diffusione nazionale.
Buona visione.